Acceso. Prova, sì. E completeremo l'allestimento entro quest'anno. Questa è stata la... Due parole per spiegare l'enorme investimento che è stato fatto qui nell'ospedale di Chioggia. Questa qui è la ciliegia sulla torta di tutta una serie di investimenti che sono stati fatti grazie al PNRR e alle risorse che la Regione ha messo a disposizione. Quindi l'assessore è qui con noi per vedere il lavoro che è stato realizzato e dare il via a questa operazione. Il dottor Valle vi descrive un attimo questa attrezzatura, ripeto, la ciliegina sulla torta. Poi l'assessore dirà se abbiamo fatto un buon lavoro o meno, e naturalmente e Sua Eccellenza invece ci benedice perché ne abbiamo bisogno. Deciso. Ne abbiamo sicuramente bisogno. Grazie. Allora, questo è un angiografo, cioè una macchina radiologica che serve a fare raggi, fra virgolette, e quindi tutti i raggi dei distretti arteriosi, principalmente coronari in questo caso, ma anche altre arterie, che sono le carotidi, che sono le arterie delle gambe, che sono altre arterie. È una macchina che viene, se noi facciamo circa 500 esami all'anno, poco meno di 500 esami all'anno, in larga parte coronarografie, è una grande soddisfazione per noi e un sollievo per i pazienti avere una macchina di questo genere, che è un top di gamma, che da un lato rende più facile il lavoro degli operatori, che essendo vicini alla sorgente di raggi, queste macchine ne ricevono meno, e come ben sapete i raggi sono dannosi. Dall'altra è anche molto più semplice vedere le immagini, molto più facile, quindi questo facilita l'opera dei medici e degli infermieri, e quindi è tutto nell'interesse del paziente. Per noi è stato un grande miglioramento. E abbiamo anche la possibilità, ogni tanto ospitiamo il dottor Zattone, il nostro primario radiologo, per procedure di sua competenza che può fare in quest'ambito, dove immagino sia tanto più facile. Giustissimo, cioè questa è un'apparecchiatura che può essere utilizzata non solo a livello coronarico, ma anche a livello dell'addome e degli arti inferiori, per cui ci stiamo organizzando per ampliare, estendere un pochino quelle che sono le applicazioni, che oltre che fare il cuore, riuscire a fare anche altre tipologie di intervento. Questa è, come dicevo, una parte del lavoro fatto. Abbiamo inserito altri tre sistemi radiografici, abbiamo inserito una serie di altre attrezzature sempre con i soldi del PNRR, e quindi la dotazione di diagnostica per immagine di questo ospedale direi è al top da un punto di vista tecnologico, e come diceva prima il dottor Valle anche da un punto di vista di sicurezza per i pazienti e per gli operatori. Ma io aggiungo veramente poco, io credo che sia la testimonianza come oggi, voi sapete in Veneto noi abbiamo 68 ospedali, ci sono sicuramente gli ospedali hub di riferimento, quelli provinciali, poi ci sono gli ospedali spoke, gli ospedali di rete, però oggi nessun ospedale da un punto di vista anche di investimento tecnologico e infrastrutturale è lasciato indietro, e credo che ne abbiamo prova anche qui a Chioggia, nel senso che man mano tentiamo di ammodernare, sostituire tutto il parco macchine con le nuove tecnologie. Sicuramente il PNRR ci ha permesso di accelerare e di avere tutta una serie di tecnologie inserite nel PNRR, che andavano poi a sommarsi a quelle che noi con i piani finanziari delle aziende sanitarie mettiamo a budget ogni anno, e questo permette alla duplice funzionalità, come dicevano i professionisti, sia di avere quindi sempre più diagnosi più precise, quindi anche precoci se vogliamo, rispetto a quella che può essere una patologia che risorge di una patologia, meno invasive, e quindi meno invasive per il paziente, e anche un comfort, una sicurezza maggiore per l'operatore, cioè quindi non è poca roba, perché mettiamo insieme sicuramente benessere, e quindi per il paziente che fa questo tipo di esame, ma anche benessere per l'operatore, sicurezza per l'operatore che compie questo esame. È un continuo, e io credo che questo sia testimonianza sicuramente di una sanità che continua a crescere, che continua insomma a cercare di rispondere alle esigenze. In tutto questo c'è tutto un grande lavoro che noi non vediamo, che è quello delle piattaforme informatiche,
perché oggi Regione Veneto sta effettivamente mettendo a punto tutta una serie di piattaforme informatiche che siano comuni in tutta la regione, stesso linguaggio, stessa piattaforma per il sistema radiologico, per la PMA, per l'emergenza urgenza, per il trasfusionale, insomma, e quindi c'è un lavoro poi che non si vede, ma è anche un lavoro proprio legato a quella che è tutta la digitalizzazione, tutta quella che è insomma anche la parte informatica, che non è, è da poco, perché anche in questo caso, oltre ad avere sicurezza per, e maggiore insomma operabilità tra i vari sistemi, anche io credo insomma un aiuto e un supporto anche per gli operatori stessi. Quindi io non posso insomma che essere contenta che i nostri insomma, le nostre strutture siano due strutture insomma che riescono a essere sempre al passo. Ultima cosa che dico, lo dico spesso quando mi capita di andare in giro e dire questo è un finanziamento PNR, io credo che ancora una volta la Regione Veneto stia dimostrando come le tempistiche previste dal PNR, che sappiamo sono tempistiche maggio 2026 rispetto a alcune infrastrutture, attrezzature prime eccetera, però la Regione Veneto insomma è molto veloce, puntuale e ha anticipato anche sicuramente rispetto ad alcune parametri che sono inseriti in tempi molto molto celeri. Questo io credo a testimonianza di una macchina, come direbbe il Presidente, insomma importante, 68 ospedali, più di 60.000 dipendenti, 80 milioni di prestazioni, 2 milioni di accessi al pronto soccorso, però che è una macchina performante. E io torno, visto che siamo arrivati dall'apertura del corso di infermieristica, è performante, i dottori diranno sicuramente ci aiuta, è macchinario, intelligenza artificiale, ultima tecnologia, ma credo che poi il valore sia dato dal personale nostro e quindi dai professionisti, che siano i professionisti della direzione della dirigenza medica o siano i professionisti delle professioni sanitarie, che io ringrazio perché è un momento difficile, lo sappiamo, un momento intenso, un momento di gran lavoro, un momento in cui manca personale e io so insomma lo sforzo che tutto il personale tutto sta facendo. Se posso dire una parola semplice, io sono tanto contento in questo giorno, ecco, una delle cose che in questi 3 anni, da quando sono a Chioggia, mi è capitata, che mi ha colpito, è qualche medico primario che sono venuti a trovarmi per dire faccia qualcosa anche lei per il nostro ospedale, abbiamo timore, ecco così, e quindi questa per me è anche un'occasione per dire un grazie per questo, ma anche proprio ben consapevole di tutti i problemi della sanità, ecco, e di tutta la riorganizzazione che c'è, ecco, però così, io faccio tanto il tifo per questo ospedale perché è un luogo bello, importante, ecco, e quindi ringrazio anche lei e tutta la regione, ecco, di tutto quello che potrete fare per questo ospedale. Mi sento così di avere anche e di farmi voce anche dei medici, ecco. Dopodiché, quando si va da un cardiologo, la prima cosa che chiede è se uno ha familiarità. Ecco, io ce l'ho, quindi benedico questa macchina. Direi con, non so voi, ma unitevi a me con tutto il cuore. Va bene? Dio ha ordinato all'uomo di soggiogare la terra e di dominarla fino al giorno in cui saranno creati i cieli nuovi e la terra nuova. Come dice l'Apostolo Paolo, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. In questa prospettiva l'uomo, valendosi delle risorse della natura e degli strumenti della scienza e della tecnica, coopera al grande disegno della creazione e della redenzione. Per questa sua provvidenza benediciamo il Signore e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché mediante il lavoro e questi strumenti si realizzi la nostra vocazione terrena ed eterna. E benedica questo strumento, ma anche tutti i medici, il dottor Valli, il primario di questo e tutti i suoi collaboratori e anche tutto questo ospedale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti voi.